Sì, è un'azione pilota molto importante che si inserisce in un contesto internazionale. La problematica della Marine Litter è una problematica, diciamo, di ordine mondiale, però fino ad oggi quello che si fa è fare i monitoraggi per capire e quantificare questo problema. Con questo progetto si va oltre i monitoraggi, ma si affronta in modo concreto e si cerca proprio di ridurre la spazzatura marina che oggi troviamo in acqua. Come? Impiegando i pescatori, gente di mare che vive il mare quotidianamente, e in questo progetto, nella loro attività ordinaria, quindi che pescano accidentalmente rifiuti, pensiamo a quelli che fanno pesca a strascico o altre tipologie di pesca, che si trovano di fronte a raccogliere tantissimi rifiuti in modo accidentale, finalmente oggi non li devono buttare in mare, perché per legge li dovrebbero buttare in mare, questa è un'assurdità. Oggi invece queste barriere con questo progetto vengono superate e li possono trasportare a terra in un apposito sito di raccolta, essere convogliati in questo sito di raccolta e smaltiti poi correttamente. In questo accordo promosso dal Ministero dell'Ambiente sono coinvolte due realtà, Porto Cesareo, dove insiste la marineria di piccola pesca più grande d'Italia e quindi esercitata, diciamo, nel sottocosta, e poi c'è Savona, dove insiste una marineria molto importante di pesca a strascico, quindi oltre le 3 miglia. I dati al Ministero serviranno per capire che contributo possono dare i pescatori, in modo tale da fare finalmente una legge che possa rendere poi attivi i pescatori protagonisti in tutte le marinerie presenti in Italia. Un progetto pilota che permetterà innanzitutto a questi due comuni, ma attraverso l'attività di questi due comuni spero anche tanti altri paesi che vorranno far parte di questo progetto, di poter fare una raccolta attenta e quindi soprattutto un'attività di sensibilizzazione per le generazioni future per quanto riguarda la raccolta di questa plastica, che, come abbiamo sentito anche dall'intervista anche dal direttore dell'area marina protetta, tra poco diventerà un problema reale, un problema su cui non potremo più cercare di intervenire, perché il 50% sarà, il mare sarà costituito da prodotto ittico, il 50% da plastica. Abbiamo finito la fase burocratica e stiamo passando veramente nella fase attuativa. Nei prossimi giorni avremo un incontro con gli operatori, con tutti gli operatori interessati, e quindi andremo ad allestire a breve l'area, il punto di raccolta praticamente. Ogni operatore economico, quindi il pescatore, il diving, il taxi boat, sarà dotato di uno sacchetto, si chiama Big Bag, dove andrà a mettere i rifiuti che raccoglierà in mare, che durante le normali attività di pesca, durante le normali attività turistiche. Questi rifiuti saranno portati a terra al centro di raccolta, correttamente differenziati secondo delle indicazioni che comunque saranno fornite, sono quelle previste dalla normativa, e il costo di trattamento e smaltimento fino a fine progetto è a carico del Ministero. Dopodiché, trattandosi di un progetto sperimentale, dovremo trovare altre soluzioni in collaborazione col Ministero stesso.